Ciao ragazzi e benvenuti a questo video di Microsoft Flight Simulator 2020. Oggi parliamo di sfide d'atterraggio. Vedremo come caricarle, come impostarle e, come il titolo promette, faremo più di 1 milione di punti nella sfida d'atterraggio più epica che ci sia, quella che Microsoft propone a Paro in Bhutan con l'A320 con atterraggio sulla pista 15. Devo ringraziare i ragazzi su Discord che mi hanno fatto scoprire questa sfida d'atterraggio. Di solito non sono abituato ad andare a giocarla, invece devo dire che sono molto interessanti. Spesso dopo i nostri voli, che siano di tour il martedì o di training il giovedì o la domenica su Discord, ci capita di fare le ore piccole facendo un volo con direzione appunto Bhutan e atterraggio tentato e riuscito delle volte a Paro. Vediamo come scaricare in meno di 30 secondi l'attività. Vi ricordo che Microsoft, quando fate il download, vi dà il programma principale, poi ci sono delle, per la parte sia di attività, quindi per le escursioni naturalistiche e le sfide d'atterraggio, dei pacchetti che si possono scaricare separatamente. Lo stesso vale per alcuni aerei e anche alcuni aeroporti. Nella parte di profilo andate in gestore contenuti, vedete che qui ci sono tutti i contenuti che potete scaricare, eventualmente c'è già la parte installato, non installato ed eventualmente a degli aggiornamenti. Per cercare velocemente Paro basta inserire l'ICAO che è Victor Quebec Papa Romeo e abbiamo due contenuti da scaricare. Uno che è la Landing Challenge, appunto, che rimane, vedete, nella categoria Epic, poi la vediamo nell'altro menu, e l'altro è l'aeroporto. Quindi scaricate direttamente i due link e una volta terminati di scaricare potete tornare nella parte principale, quindi nel menu si comincia. Terminata l'installazione, basta andare in attività. Abbiamo due sottocategorie, una è la sfida di atterraggio e l'altra è le escursioni naturalistiche. Ve la faccio vedere un secondo. Troverete sia le escursioni naturalistiche che avete scaricato direttamente da Microsoft, ma come vedete anche qua, per esempio, la Parigi-Dakar, l'escursione in Lapponia e il tour dell'Italia occidentale, che invece sono di terze parti, in questo caso le abbiamo sviluppate direttamente noi, vanno scaricate, le potete trovare eventualmente anche sul nostro sito. Installate nella cartella community e poi vengono a essere posizionate in questo punto. La stessa cosa per quanto riguarda le sfide d'atterraggio, sono divise in celebra, epica e di ventoforte. Vi faccio vedere, per esempio, nella celebre, queste sono alcune di Microsoft, ma c'è per esempio anche questa che è a corredo del video tutorial dei principianti per il circuito VFR su pista 36 di Bresso. Volendo, potete scaricarla sempre anche questa dal sito. Vi propone già l'aereo, le condizioni meteo, vi posiziona all'inizio del tratto sottovento e basta dare il comando vola. Ovviamente ci sono poi tantissime terze parti che stanno lavorando su questi progetti, quindi potete scaricare quelle che vi piacciono di più. Andiamo invece nella parte che ci interessa oggi, che è quella della Epica, dove vedete che abbiamo, in questo caso, una volta scaricato da Microsoft, la sfida d'atterraggio appunto di Paro. Vi dà già un'idea della posizione della pista, questo quadratino azzurro che poi comunque viene anche riproposto nella fase del gioco, è il punto ideale dell'atterraggio. Come vedete, abbiamo la posizione sulla pista 15, quindi con direzione in questo caso verso sud, e partiremo da un punto, adesso poi lo andremo a vedere comunque sulle mappe, però questa foto già ci rende comunque l'idea della difficoltà d'atterraggio anche per questo piccolo promontorio. Quindi prima di dare vola guardiamo, diamo un'occhiata alle carte che ci possono interessare anche non solo per questa sfida d'atterraggio, ma anche per fare un volo diretto a Paro, quindi vediamo anche la star relativa. La prima carta che sicuramente ci può essere utile è questa che ci fa vedere innanzitutto l'elevazione della pista di Paro, siamo a 7.333 piedi, quindi siamo circa 2.230 metri sopra il livello del mare, quindi avremo aria più rarefatta di quanto siamo abituati e questo è un fattore da assolutamente tenere presente sia per la velocità che per la manovrabilità dell'aereo. Arriveremo sulla pista 15, quindi con prua verso sud, quindi da questa parte, e vediamo che abbiamo una pista di 6.512 piedi, sono 1.985 metri, quindi una lunghezza abbastanza adeguata per anche la quota in cui siamo.
Le difficoltà infatti non sono tanto la lunghezza della pista quanto l'ubicazione, quindi sia sicuramente l'elevazione di 7.352 piedi, ma vedete che poi abbiamo anche l'aeroporto che è incastonato praticamente in tutta una serie di montagne molto più alti intorno. E vediamo da questa cartina, possiamo vedere innanzitutto il punto più o meno dove il simulatore ci fa iniziare, che è questo, la nostra avventura, la nostra missione di atterraggio. Sarà nostra cura mantenere il lato sinistro per poi fare una virata a destra e un'altra virata a sinistra per evitare, qui c'è un piccolo promontorio che in questa cartina si vede poco, ma è ben presente, quindi non si può arrivare diretti e fare un lungo finale sull'aeroporto di Paro. Poi comunque lo vedremo meglio con un'altra cartina. Quello che è interessante è sapere che prima del nostro atterraggio sorvoleremo la casa del signor Smith, e quindi in caso di difficoltà possiamo pensare a lui. Andiamo a prendere un'altra cartina che è questa, che ci fa vedere i vari punti di ingresso, quindi se non inerenti questa missione, ma se volessimo arrivare a Paros con un volo un po' più lungo. Non mi dilungo tanto sulla lettura della carta, però ve la voglio far vedere perché è abbastanza interessante. Abbiamo un ingresso da ovest che arriva da Supsu come ultimo punto, quindi come primo punto della nostra procedura di avvicinamento. Poi abbiamo uno da sud che è Bokop, che si dirama in un avvicinamento a sinistra e in un avvicinamento verso est. E poi abbiamo Tashi che riporta anche Bokop e Tashi riportano tutti e due a Golf Tango Sierra Hotel Oscar, che è un altro punto appunto di ingresso della nostra procedura. Se volete arrivare, quello che facciamo noi per esempio la sera, o meglio in tarda notte, è un avvicinamento RNAV 15 Zulu, quindi con la pista, diciamo con la prua diretta verso sud, quindi scendendo da questa parte, e potete inserire la star di Bogo 1 Bravo. Quindi arriverete a Bogop. Prenderete prua 017 per arrivare al PR786. Qui abbiamo massimo 250 nodi, ma vi consiglio comunque di stare anche sotto se non avete particolare fretta, per poi arrivare con la virata a sinistra al primo punto di ingresso a 230 nodi e vedete la quota di 17.500 piedi. Ricordatevi di settare correttamente il QNH. E in questo caso noi, vedete, stiamo utilizzando la Bogop 1 Bravo. Quindi se volete divertirvi, quello che noi facciamo la sera appunto è questo. RNAV 15 Zulu, Bogo 1 Bravo. Vedendo poi all'interno la 1 Bravo come, la cerchiamo di centrare un pochino, come si sviluppa, quindi stiamo entrando da questo punto, vedete che poi per tutta la rotta, se voi la inserite comunque nel simulatore, ve la mantiene abbastanza correttamente fino a qua. Una volta superato questo promontorio, vi consiglio di disattivare il pilota automatico perché ci sono dei punti che non sono perfettamente corretti e di seguire quello che è la missione che stiamo facendo adesso. Quindi vi diventerà molto più facile poi l'atterraggio. Vedremo poi qualche piccolo trucco per renderla un pochino più semplice. Seguite con attenzione, vedete ogni punto ha delle particolari indicazioni, tipo massimo 185 nodi, vi consiglio comunque di stare un pochino sempre sotto, soprattutto all'inizio, e ovviamente ogni punto ha anche la sua quota di sorvolo. Quindi questa è la rotta che si fa tendenzialmente. Esistono appunto gli altri due punti di ingresso, avevamo visto quindi questo che ve lo rifaccio vedere da qua, che era Bogop, la 1 Alfa, che ci porta sul PR 780. Abbiamo poi il PR 777, che è il punto della procedura, e abbiamo 185 nodi e 16.000 piedi. E qua la vedete che siamo in questo punto. Eventualmente qua si possono effettuare anche delle holding per poi andare ad atterrare sull'aeroporto di Paro. L'altro punto di ingresso a sinistra lo andiamo a rivedere, quindi da ovest è Supsu e ci lascia sul PR 888, dove abbiamo 185 nodi anche qui e la quota è però di 17.000 piedi. Ed è questo punto qua dove poi appunto si va ad unire per un unico avvicinamento finale.
Una procedura che è abbastanza divertente, che potete anche provare, è quella della Missed Approach. Io ve l'ho messa di qua, quindi in caso di riattaccata sulla 15 dovrete seguire questa prua, seguire fondamentalmente la valle per poi effettuare, una volta superato PR777, una virata a sinistra e una virata a destra per riportarvi sul PR798, dove poi ricomincerete, vi ricollegherete a questo punto per poter poi fare questo tipo di procedura e l'atterraggio. Oggi invece sarà tutto molto più facile, ve la faccio vedere in questa mappa che ho scaricato da SimBrief. E vedete che questo è il punto dove ci lascia il simulatore, quindi siamo praticamente ormai molto vicini all'aeroporto. Abbiamo da mantenere la parte sinistra, questo è il mio consiglio, poi comunque lo andiamo a vedere bene in volo, per poi effettuare una virata a destra e un'altra virata a sinistra per allinearci con la pista. Nel dettaglio vedete, questo è un altro dettaglio delle ultime due virate, quindi quella a sinistra e quella a destra per l'allineamento. Ve la faccio vedere perché vedete che abbiamo dei punti di riferimento tipo questo tempio, abbiamo altri punti di riferimento comunque con, grazie a Microsoft che ne ha inseriti parecchi, e c'è ovviamente anche questo fiume. Ve lo rifaccio vedere un attimo da questa inquadratura. Vedete che fondamentalmente terremo sempre il fiume sulla destra e quindi voleremo a sinistra del fiume. Va bene, possiamo tornare nel nostro simulatore e lanciare la missione. Ecco, già che ci sono, vi ho caricato comunque la procedura, vi ho fatto come se arrivassimo comunque da sud, e abbiamo Bogop, vedete che questo punto che è l'inizio della nostra, vedete qua abbiamo selezionato la Bogo 1 Bravo per tutte le piste, e l'avvicinamento RNAV 15 Zulu. Quindi questa è la nostra rotta che andremo a mantenere. Vedete che qua, adesso vediamo se riesco a togliere questa indicazione, no, purtroppo non la posso togliere, vediamo zoomandola. Vedete che qua abbiamo questo movimento che fondamentalmente non è corretto, invece va mantenuto alla sinistra per poi fare le doppie virate. Quindi è quello che vi consiglio, una volta passato la crinale, che è più o meno in questo punto, di disattivare il pilota automatico e farlo tutto a mano. È molto più semplice e non vi dà fastidio. Ok, torniamo nella parte di attività, sfide di atterraggio, epica e paro. Non dovete preoccuparvi di null'altro, le condizioni di volo sono già settate, la posizione vostra è già settata e l'aereo lo stesso. Vedete che, ricordatevi, questo è il punto che viene indicato di precisione per l'atterraggio, quello dove poi appunto il simulatore calcolerà il vostro punteggio. Sediamo o vola, entriamo nella parte di descrizione della sfida d'atterraggio. Innanzitutto abbiamo vento da 170 gradi 5 nodi, quindi questo ci potrà un pochino aiutare. Non seguite assolutamente questa linea azzurra, una rappresentazione grafica che però non è la vera rotta che noi dobbiamo mantenere. Una volta iniziata la nostra discesa, sarà una continua discesa verso l'aeroporto, manterremo la sinistra del fiume, quindi saremo molto più a sinistra, sfioreremo questa parte di montagna. Anche la velocità non teneremo questa, ma terremo 120-130 nodi, non 140. Per poi, questo è un tempio, una volta arrivati in questo punto del fiume, qui c'è un piccolo ponticello, faremo una virata a destra e poi una virata a sinistra per poter, adesso arriva da qua, vediamo se ce la fa vedere prima che inizi la missione. No, è già iniziata, quindi niente, torniamo a bordo. Allora, prima cosa da fare è abbassare la manetta, la portiamo a zero, impostiamo la velocità, la facciamo gestire dal pilota automatico, quindi la portiamo a 115. Nel frattempo vedete che sta naturalmente rallentando. Attiviamo i freni su medio e basta. Diciamo che le impostazioni dell'aereo sono terminate già nell'assetto perfetto. Adesso aspettiamo, intanto stiamo sulla sinistra subito e aspettiamo che la velocità riduca. Vi faccio vedere la posizione della manetta, vedete su climb, aspetta, ve la faccio vedere da un'altra vista, un attimo che guardiamo fuori se tutto è a posto prima di farvi vedere
la posizione della manetta, vedete che è su climb, quindi la lasciate qui fino a poco prima di toccare, poi la portate a zero. Avvisiamo intanto il personale di prepararsi all'atterraggio. Vedete, davanti a noi c'è il tempio, adesso poi magari ve lo faccio, poi in fase di montaggio ve lo identifico con un tondino, con un segnalino. Vedete che la velocità sta continuando a diminuire, stiamo a sinistra del fiume, quindi teniamo il fiume sulla destra e continuiamo sempre la nostra discesa. La discesa deve essere costante su tutto il volo. Teniamo sempre la montagna a sinistra con una certa distanza. Vedete, sulla destra appare adesso una casa che dovrebbe essere del signor Smith. Vedete che la identifico, la facciamo scorrere sulla nostra destra, quindi quando cominciamo a vederla la teniamo e la facciamo scorrere in virata sulla nostra destra, continuiamo la nostra discesa. La velocità è gestita, si può fare comunque con anche la velocità con la manetta senza farla gestire dal pilota automatico, è indifferente, quindi in quel caso controllate che non vada sotto. Teniamo sempre la casa del signor Smith a destra, manteniamo a destra la collina, continuiamo sempre a scendere, non smettiamo mai di scendere. E quando la pista si sta sfilando sulla sinistra, iniziamo la virata a sinistra, togliamo motore, in questo momento siamo già a zero perché siamo un pochino veloci, cerchiamo di rimanere allineati centropista, faccio una piccola correzione a destra, continuiamo a scendere, prepariamoci per la flare, siamo già con motore staccato. Ok, e tocchiamo, azioniamo i reverse fino a 80 nodi e poi li stacchiamo ancora. L'importante è in queste missioni, per ottenere più punti, è cercare di rimanere centropista anche dopo l'atterraggio, perché vi considera lo scostamento destra-sinistra, quindi se atterrate perfettamente al centro ma poi andate a destra o a sinistra e vi considera lo scostamento massimo, quindi cercate di rimanere il più possibile centrali. Io sono stato un filino a destra adesso. Direi che il punteggio va bene, ci sono altre indicazioni da tenere presente. Allora, prima di tutto va fatto e rifatto più volte per avere la sensibilità perfetta per quanto riguarda la manetta, se lo fate in manuale, e soprattutto per le virate, perché siamo in aria rarefatta, quindi le virate devono essere decise però non troppo brusche. E dovete cercare di impratichirvi un po', diciamo che nella realtà i piloti abilitati a questo tipo di atterraggio fanno almeno 2 ore di simulazione prima, e sono già piloti comunque ovviamente, prima di potersi avvicinare a questo aeroporto, e soltanto certi equipaggi qualificati possono atterrare soltanto in certe condizioni meteo, quindi è sicuramente una sfida molto impegnativa, per questo è divertente, si può provare più volte senza grossi problemi. Se desiderate, il martedì dopo i tour, tendenzialmente il gruppo di pazzi fa le ore piccole, facciamo le 2, le 3 di notte facendo gli atterraggi a Paro, e sicuramente avremo anche altre sfide ancora più impegnative da fare in gruppo, e il bello del gruppo è questo, che portano tante novità e si possono fare tante missioni insieme. Venite quindi su Discord e vi auguro un buon volo. Ciao!